e dal Vinitaly di Verona con il senatore Dario Stefano. E lui non è uno che sta qui per caso a parlare di vino e di agricoltura, perché lui è stato... Beh, sono stato assessore di questa meravigliosa regione e poi ho continuato a approfondire questo mio impegno in Commissione Agricoltura al Senato e spero di poterlo fare ancora nei prossimi mesi, perché è un sistema straordinario quello pugliese e quello italiano, che ha bisogno di essere accompagnato ulteriormente nella crescita possibile. La magia della Puglia, una terra incantata che all'improvviso è esplosa e qui non c'è neanche più bisogno di promuoverla, senatore. Beh, non bisogna adagiarsi sugli allori. Abbiamo fatto degli investimenti importanti negli ultimi 10 anni e ora però non sono sufficienti per continuare. Bisogna metterci dentro nuove energie, nuove motivazioni, continuando ad investire in questa grande scelta che abbiamo fatto noi, quella della autoctonia e della innovazione. L'autoctonia è il nostro valore di successo, fattore di successo, perché non esiste altra regione al mondo che può contare su un patrimonio di vitigni autoctoni così composto, così composito, così ricco, così qualitativamente vincente. Noi dobbiamo continuare a lavorare su questo. E terminiamo con una notazione che non possiamo sottovalutare: adulterazione, sofisticazione, insomma, sono fenomeni da combattere se vogliamo difendere la qualità dell'eccellenza italiana nel mondo. Noi lo abbiamo combattuto con grande forza in Puglia, ed anzi la Puglia ha cominciato da lì, dal famoso scandalo del metanolo. Si è restituita un'identità, oggi la Puglia è abbastanza immune da queste contaminazioni. Certo, dobbiamo sempre tenere la guardia alta, ma credo che la Puglia oggi sia uno dei sistemi di qualità più solidi che il nostro sistema nazionale può proporre. E chiudiamo con una nota leggera: lei è originario di? Io sono di Otranto, in provincia di Lecce, quindi sono salentino. E quindi concludiamo con un venite a Otranto, perché? Perché è una bellissima città e la terra d'Otranto è stata la prima DOC della Puglia, quindi c'è una storia che ci riporta lì, dove peraltro c'è uno dei giacimenti più importanti di produzione di vivaismo vitivinicolo. Grazie, grazie di cuore, senatore. Grazie.